Calcio, parliamo del Pescara perché domenica comincerà ufficialmente l'era Silvio Baldini, che firmerà il contratto durata di un anno senza opzione. Ne abbiamo parlato tantissimo in questi giorni. Verrà presentato alla stampa nel pomeriggio di domenica prossima alle ore 18 all'Ec Hotel. Poi il giorno dopo, come è noto, la partenza per il ritiro di Palena nel pomeriggio, il primo allenamento del nuovo Pescara. Per quanto riguarda invece le strategie di mercato, è caccia al terzino destro, ma Dell'Icarri deve pensare, concentrato anche e soprattutto sulle uscite. Vergani ha detto no al Foggia, via anche Colai, Di Pasquale e Manu. Proposto Plizzari, ne abbiamo parlato anche oggi alle 14.30 al Venezia, che però ha messo nel mirino Filip Stankovic, il serbo di proprietà dell'Inter, lo scorso anno in evidenza nella Sampdoria con 37 presenze in Serie B. Dal Renate è stato preso a titolo definitivo l'attaccante Pasquale Iacovo, classe 2004, verrà girato in prestito. Per l'attacco difficile arrivare a Novakovic, statunitense, lo scorso anno nel Lecco in Serie C di proprietà del Venezia, e Redan, ex triestino, lo scorso anno 11 gol nel girone A del campionato di Serie C, anche Redan è di proprietà del Venezia. Piace l'islandese Magnus Carlsson, classe 97, 27 anni già compiuti, lo scorso anno nella Miss Pesaro in evidenza con 11 gol in campionato. Intanto lunedì prossimo 15 luglio alle 11 saranno svelati i calendari della stagione 2024-25, campionato come noto al via domenica 25 agosto, domenica 11 agosto il primo turno di Coppa Italia, eliminazione diretta di fronte Pescara e Pineto, si giocherà probabilmente, anzi attendiamo solo il crisma dell'ufficialità, l'Adriatico Giovanni Cornacchia, dopo l'inversione del campo chiesta dal presidente della Pineto Silvio Brocco. Chi avrà la meglio affronterà domenica 18 agosto la vincente della sfida Latina Perugia. Intanto comunicato, ennesimo comunicato della tifoseria organizzata contro Sebastiani, sarà contestazione ad oltranza. La tifoseria ha anche incontrato il sindaco Carlo Masci. Di seguito i passi salienti del comunicato: dopo le due assemblee sotto la curva e il corteo, in settimana si è tenuto un incontro tra una rappresentanza della tifoseria e le istituzioni, in particolare il sindaco di Pescara Carlo Masci. Abbiamo ritenuto opportuno e doveroso far capire, qualora ce ne fosse ancora bisogno, il nostro malcontento anche a Palazzo di Città. L'incontro con le istituzioni è stato semplicemente un altro passo di un cammino che si arresterà solo quando Daniele Sebastiani andrà via e tutte le prossime iniziative saranno comunicate in tempi brevissimi.